come ti chiami? Chiara. Chiara, di dove sei? Di San Fele. Montefalcione. Montefalcione. Cosa hai preparato per il tuo papà? Sai che è la festa del papà, cosa hai preparato per lui? Ho preparato una poesia. Ah, ce la vuoi dire? Sì. Oh papà, su dammi la mano, grande e forte mi sento con te. Tu mi guardi e mi dici piano, son felice se tu sei con me. Se tu mi tieni sulle tue spalle, io mi sento un capo tribù. Se mi tieni stretto al tuo cuore, il mio amico più grande sei tu. Come ti chiami? Emilio. Emilio, cosa vuoi dire a tuo papà per la festa? Una frase. Vai. Questo è un giorno speciale perché è la festa del papà. Auguri papà. C'è un applauso pure a Emilio, dai. Nessuno è più ricco di me perché io ho te papà. Grazie papà per avermi aiutato a crescere e diventare una bambina educata. Devo tutto a te mio carissimo papà. E auguri. Auguri. Come ti chiami? Sara. Sara, cosa dedichi a tuo papà per la sua festa? Una poesia. Come fa questa poesia? La sentiamo. Non te la ricordi? Una poesia per il tuo papà. Come ti chiami? Vittoria. Allora, vuoi fare gli auguri a tuo papà? Sì. Vai. Auguri papino. Com'è il tuo papà? Bene, non sarei un angelo neanche un re, ma di certo sei il papà che fa per me. Come ti chiami? Serena. Dai, fai gli auguri a papà. Auguri. Come si chiama il papà? Enzo. E vai allora. Oggi sono io a dare il voto. Che voto? Da 1 a 10? 10 e allora auguri papà. Come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo, fai gli auguri a tuo papà. Dai, auguri papà. Auguri papà. Com'è il tuo papà? Bravo. Perché bravo? Che ti fa papà che cos'è? Mi compra sempre tutte le cose che vuoi. Ah, quindi perciò è un super papà. Quindi ti farà lui il regalo a te. Tu no, un pensierino. No, già ce l'ho fatto. Ah, e cosa? Un coso del Milan. Una cosa del Milan. Del Milan? Che cosa? Una maglietta, un pantaloncino? Il portafoglio. Il portafoglio. Per mettere tanti soldi. Tu ci vuoi dire qualcosa, simpaticone? A tuo papà, no? Gli auguri a tuo papà che si chiama? Riccardo. Fagli gli auguri. Auguri. Gli vuoi mandare un bacio? Com'è il tuo papà? Alto. Alto? Più o meno di 3 metri? Meno. Meno, eh? E alto poi? È molto magro. Come ti chiami? Raffaella. Il tuo papà invece come si chiama? Antonio. Gli fai gli auguri? Sì. Fermati un momento, papà, fermati un momento. Fermati un momento. Voglio parlarti. Sai che cosa in cuore sento? Sento d'amarti. Sai perché ti voglio bene? Perché tu vuoi bene a me. Quando ho la mano nella tua, non nulla mi fa più paura. Auguri papà. Vuoi mandare un bacio adesso? Fermati un momento, papà, fermati un momento, voglio parlarti. Sai perché ti voglio bene? Perché tu vuoi bene a me. Quando ho la mano nella tua provo un senso di riposo, nulla più mi fa paura. Papà, fermati un momento, pensa a quello che ti ho detto, il tuo cuore godrà contento al calore del mio affetto. Auguri papà. Glielo mandi un bacio al papà, guarda. Come ti chiami? Ciriaco.
Ciriaco, fai gli auguri a tuo papà. Sì. Dicceli, come fai? Quali sono i tuoi auguri per il papà? Fermati un attimo. È l'inizio di una canzone di Ramazzotti, questa o è... Ah, mi devo fermare un attimo, io. Ah, volevi proprio... Vai, di. Fermati un attimo, papà, fermati un attimo. Sai che cosa ho in cuore? Sento d'amarti. Insomma, questa è una bella poesia, anche impegnativa. Sai che ti voglio bene perché tu vuoi bene a me. Quando mi stringi la mano nella tua, quando ho la mano nella tua, provo un senso di riposo. Nulla più mi fa paura. Mi sento felice e coraggioso. No, ma il tuo papà è così? È come Spider-Man, come Tom Holland. No. Lo vedi come un supereroe il tuo papà. È uno forte, dico. Ok, grazie. Come ti chiami? Alice. E il tuo papà? Luca. Per la festa del papà, gli auguri. Fermati un momento, papà, fermati un momento, voglio parlarti. Sai che cosa in cuore sento? Sento d'amarti. Sai perché ti voglio bene? Perché tu vuoi bene a me. Quando ho la mano nella tua, sento un senso di riposo, nulla più mi fa paura. Mi sento felice e coraggiosa. Papà, fermati un momento. Ripensa a quello che ti ho detto. Il tuo cuore godrà contento al calore del mio affetto. Auguri, papà. Come ti chiami? Thomas. E il tuo papà come si chiama? Gianluca. Gli fai gli auguri a tuo papà? Li vorrei tanto bene. Li vuoi tanto bene? E li regalei un giubbotto del Genoa. Del Genoa? Perché è tifoso del Genoa? Come mai? È perché a lui gli piace il Genoa. E lo voglio come orsacchiotto. No, orsacchiotto il tuo papà o il giubbotto? No, papà come orsacchiotto. Ah, il papà come orsacchiotto. Perché è tenero, è dolce il tuo papà. Auguri a lui. Grazie. Come ti chiami? Alia. Fai gli auguri a papà. Auguri, papà. Come si chiama il tuo papà? Angelo. Cosa gli vuoi dire? Perché è la sua festa. Ti ha fatto un regalo? Sì. E cosa? Un anello. Un anello. Quindi è un bel regalo questo. È bravo. Come ti chiami? Samuel. Allora, fai gli auguri per il tuo papà. Sì, io lo voglio bene. Io lo voglio bene. E perché lo voglio? Perché il sostegno. Ti sta sempre vicino. Sì, e mi aiuta. Quindi è un grande papà. Come si chiama il tuo papà? Francesco. Ma gli hai fatto un regalo a Francesco, tuo papà? Fatto un regalino? Alcune volte. Ah sì, alcune volte? Perché tu non festeggi? Perché io sono in un'altra religione. Ah, di quale? Dei Testimoni di Geova. Alla prima elementare sezione B della scuola di Montefalcione, l'augurio in coro per i papà da parte dei bambini. Allora, quali sono gli auguri per i vostri papà? Ti ringrazio, mio Gesù, perché me l'hai dato tu. Quando lui mi è vicino, torno ad essere bambino per giocare insieme a me e capire i miei perché. Io gli chiedo di giocare e lui è lì ad ascoltare. Detto fatto in un baleno, lui cavallo, io cavaliere. Per il mondo galoppiamo, monti e valli attraversiamo.
Se siamo stanchi di giocare, cominciamo a favolare. Tante storie noi inventiamo ed insieme ci divertiamo. Questo è il mio papà bambino che mi è sempre vicino. Auguri papà! Daddy Daddy, Daddy Daddy, let me say I love you in every way. I love you for all you do. I love you, a big you. Daddy Daddy, let me say have a happy Father's Day. Mio padre lavora in un alto forno. Un lavoro duro, pesante, tutto il giorno davanti alla fiamma avvampante. Quando viene a casa la sera è così stanco, spossato, che non ha tempo di dire una preghiera e si è già addormentato. Ma la domenica mattina usciamo insieme felici. Gli tengo stretta la mano per dirgli che siamo amici. Quella mano forte, indurita, che tiene il mio cuore fra le dita. Brava, facciamo un applauso. Bene, al tuo posto. Allora, come ti chiami? Martina Musto. E il tuo papà? Come Michele. Si chiama? Cosa vogliamo dedicare al tuo papà per la festa? Una poesia. E vai, ce la leggi? Leggi o recitare, come vuoi tu. Recitare così. Vai. Caro papà, sei un campione che mi proteggi in ogni occasione. In questo giorno particolare un regalo ti vorrò fare, affetto e amore ti vorrò donare. Caro bambino, sei come un camino e riscaldi il mio cuore con il tuo calore. Sei il pilastro portante, ogni giorno sempre più importante. Per me sei il migliore, sarai sempre un vincitore. Spero che queste mie parole ti arrivino al cuore e comprendi quanto grande è il mio amore. Auguri papà. Il mio papà si chiama Raffaele, però tutti lo chiamano Nello. Ha 44 anni, è alto e di corporatura normale. Ha la pelle chiara, gli occhi e i capelli castani, la fronte alta, il naso rotondo e la bocca carnosa. Solitamente veste elegante, con pantaloni, giacca e cravatta, quando va al lavoro. Nel tempo libero si veste sportivo. Il mio papà è commercialista, allo studio ad Avellino, dove io qualche volta vado con lui. Una volta a settimana va a Roma, all'Università La Sapienza. Lui lavora molto, ma quando può, passa molto tempo con noi. Infatti, il sabato e la domenica, che è libero dal lavoro, usciamo insieme oppure stiamo a casa a guardare un bel film. Il suo cibo preferito sono gli spaghetti o i dolci. Lo sport che gli piace di più è il tennis e i suoi giocatori preferiti sono Federer e Djokovic. Però segue anche il calcio. Il mio papà ha molti pregi, è gentile, buono ed affettuoso, ma ha un piccolo difetto. Qualche volta diventa severo se lo facciamo arrabbiare. Per me è il miglior papà ed io lo ringrazio per tutto quello che fa per noi. Il mio babbo. Che dite? Ci sarà al mondo intero un altro babbo come il babbo mio? A me sembra più bravo, il più sincero, il più pio. E sono davvero sono molto fiera e fortunata, che ringrazio sommamente il Dio. Posso dirmi davvero fortunata? C'era un tal babbo e quel babbo è toccato proprio a me. Vi presento mio padre, si chiama Pasquale, ha 38 anni, lavora ad Avellino, presso il Pignambiente e fa l'operatore ecologico. Non è troppo alto, ha qualche chilo in più, ma è sempre sorridente. Il suo viso, rotondetto, è sempre sereno. I suoi occhi azzurri mi ricordano il mare. Veste sempre sportivo, in occasioni speciali, indossa abiti eleganti e assomiglia ad un attore. Tutte le mattine, quando torna da lavoro, passa per il bar e compra i cornetti caldi per colazione. Ama i dolci e qualunque cosa prepari la mamma. È un mangione, gli piace molto la campagna e adora gli animali. Passa il tempo a coltivare il nostro piccolo pezzo di terra. Quando è estate, vado con lui e mi diverto tanto. La sua allegria e simpatia coinvolge tutti, amici e parenti. Gli piace un sacco stare in mezzo alla gente ed è rispettato e amato da tutti. Tutti in paese lo conoscono e lo stimano. Papà vuole molto bene a noi figli e alla mamma. Per me sono la coppia più bella e simpatica che conosca. Il mio papà è forte e coraggioso. Con lui mi sento sicuro e so che mi proteggerà sempre. Non ci scrida. Per questo ci pensa la mamma, però se faccio qualche guaio lui diventa triste e io capisco di averlo deluso e cerco in tutti i modi di migliorare. Da grande vorrei diventare forte, generoso e simpatico, proprio come lui, perché gli voglio un mondo di bene. Bravo, facciamo un applauso.
Mio papà si chiama Franco, ha 40 anni e gestisce un distributore di carburante qui a Montefalcione. Non è molto alto e nemmeno molto robusto, però ha tantissimi muscoli. Infatti facciamo sempre la gara a chi è il più forte e anche se vince sempre lui, io non mi tiro mai indietro. Papà mi dice sempre che da grande anch'io avrò i muscoli come lui. Porto i capelli corti, un po' mossi, color castano, ma ultimamente si stanno colorando di bianco. Ha il viso rotondo e un po' rugoso per colpa del freddo e del caldo, visto che lavora sempre all'aperto tutto il giorno. I suoi occhi hanno la forma tonda e sono di colore verde oliva, con le sopracciglia non molto folte. Ha il naso a patata come il mio, labbra sottili e la bocca piccola. Papà ha le spalle strette e le gambe un po' storte, infatti non indossa mai i pantaloncini perché non gli piacciono le curve delle sue gambe. È una persona molto timida, silenziosa, un po' solitaria, ma è anche molto generosa, orgogliosa e ordinata. Ha molti pregi, infatti se qualcuno ha bisogno di aiuto, lui è sempre il primo ad intervenire e gli piacerebbe fare il volontariato. Sa fare tante cose, tanti lavori e in casa se si rompe qualcosa cerca di ripararla lui. A papà piacerebbe fare l'autista, soprattutto accompagnare le spose con delle belle auto, infatti con la sua Mercedes ne ha accompagnate tante. Papà è anche molto geloso della sua macchina e gli piace tenerla sempre pulita e lucida. Spesse volte, quando io e Chiara abbiamo le scarpe sporche di fango, prima di salire in macchina ce li fa togliere. Spesso io e lui giochiamo a calcio nel mio giardino di casa e io faccio il portiere, lui tira i rigori. Anche se è un po' una frana, io mi accontento lo stesso perché capisco che lui è stanco del lavoro. Durante l'estate passo più tempo con lui perché la mattina, non andando a scuola, vado al distributore, gli do una mano mettendo i punti sulle schede, apro i bocchettoni delle macchine per mettere la benzina e qualche volta do il resto ai clienti. Spesso lo aiuto anche in campagna, quando bisogna caricare la legna, raccogliere le patate e i pomodori. Lui mi dice sempre, infatti, che è importante lavorare la terra e rispettare la natura. Bravo! Il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, si celebra in Italia la festa del papà. L'origine della festa risale agli inizi del Novecento, negli Stati Uniti d'America, dove si celebrava a giugno. Mentre la data è rimasta invariata in molti paesi, come in Francia, in Italia si decise di spostarla al 19 marzo. In occasione della festa di San Giuseppe, protettore dei falegnami, dei poveri e degli orfani. Inizialmente era un giorno festivo, oggi non lo è più, ma si continua a celebrare il papà con regali e bigliettini di auguri. Essendo una festa cristiana, in molti conventi e chiese d'Italia si svolgono manifestazioni ed eventi, mentre in famiglia si festeggia con un pranzo particolare. In molte città d'Italia la festa di San Giuseppe si celebra con il rito serale del falò, che segna il passaggio dall'inverno alla primavera. Con il falò viene anche bruciato un fantoccio, la vecchia, che simboleggia l'inverno. A Itri, in provincia di Latina, era uso fino a qualche anno fa che già due mesi prima della festa i ragazzi, spesso accompagnati da persone adulte, si recassero nei vicini boschi a tagliare piante di giovani lecci. Lo scopo era di raccogliere quante più piante possibili per poter, il giorno della festa, accendere il falò più grande tra tutti i rioni del paese. Ancora oggi, nel giorno di San Giuseppe, all'imbrunire, in tutto il paese si accendono decine e decine di falò, nei pressi dei quali si organizzano feste con degustazioni di prodotti tipici, tra cui le zeppole di San Giuseppe, fritte direttamente accanto ai fuochi. In alcune zone della Sicilia, il 19 marzo è tradizione invitare i poveri a pranzo. In oltre aree, la festa coincide con la festa di fine inverno, come riti propiziatori. Si brucia l'incolto sui campi da lavorare e sulle piazze si accendono falò da superare con un balzo. Il dolce tipico della festa ha varianti regionali, ma, per lo più, è a base di creme e marmellate,
con impasto simile a quello dei bignè o quello dei graffen. In alcune regioni dell'Italia centro-meridionale, anche in campagna, il dolce per questa festa è la zeppola, delle origini antico-romane. Accompagnava la festività della Liberalia, che si teneva nello stesso periodo dell'anno.